Lo sviluppo di Malpensa comprende anche l'area intorno all'aeroporto. La modalità corretta prevista dalla legge urbanistica regionale per affrontare il tema dello sviluppo della zona che lo incornicia è un piano d'area, da non confondere però con il master plan, progetto relativo al sedime aeroportuale. Così precisa Antonio Chirichetti, avvocato amministrativista, sottolineando che la legge regionale in vigore consente di affidarne la regia alla provincia di Varese. Il piano d'area c'era già, Però è stato approvato con legge regionale nel 1999, poi non è più stato aggiornato ed è caduto, no? E quindi si tratta di predisporre un nuovo piano d'area territoriale. È un intervento di pianificazione territoriale importante e che peraltro la legge regionale in vigore consente alla regione di affidare alla provincia, quindi potrebbe essere delegato alla provincia l'incarico di elaborare questo piano d'area territoriale.